gioco su Twitch perché su YouTube non funziona, non posso più fare live. Quindi il video lo vedrete non in live, ma vedrete il video e lo recupererete. Non so per quale motivo, ci ho provato per mezz'ora ad andare in live, non funziona. Vabbè, fatto sta, io vi chiedo sempre di lasciare almeno un like e arrivare a 30 like subito, dritto per dritto. E vabbè, oggi non so cosa vedremo perché abbiamo fatto il capitolo 1 che era la demo e quindi andiamo avanti, ci metteremo un po', tradurremo sempre a nostro modo e vabbè, divertitevi, anzi a me sta divertendo un sacco, ieri non ci ho giocato e cavolo, volevo proprio giocarci, cioè proprio voglia di giocarci. Come vi dicevo nella prima live, a me non. Dai video non mi piaceva tanto sto gioco, se devo essere sincero. Poi giocando la demo mi sono convinto un po', ho detto, ah sì, dai, però è caruccio. E poi ci ho giocato ancora, ho rifatto, vabbè, la demo. Tanta roba, tanta tanta roba. Allora, intanto avviso sul gruppo Telegram, che siamo live su Twitch. Ragazzi, voi che state recuperando il video, se lo recupererete, in descrizione trovate tutto quanto. Allora, scriviamo, YouTube non va, siamo live su Twitch. Ta-ta-ta, invia. E adesso fissiamo il messaggio. Fissa, ok. Messaggio fissato. Adesso ci siamo pronti. Vai, io inizio. Io inizio. Uè, bella fire! Cacchio, cacchio, ci siamo persi la notifica. Ti ringrazio, l'ho visto. C'era Pikachu, Pikachu, Pika, 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 Pikachu. L'avevo tolto perché doveva essere in live su YouTube. Sta roba qua mi ha scombussato tutto quanto. Vedi che sotto non compare niente. Però possiamo rimetterla, aggiungiamo, dai, la riaggiungiamo. Stai lì, allora, evento, il tuo, alert. Grazie, grazie per gli auguri, grazie, grazie. Allora, adesso piano piano dovrebbe uscire tutto. Eccoci qua. Vediamo se riesco a recuperarla io. Che dici? La recuperiamo? Ci proviamo? Streamlabs, collegati. Perché quel che è giusto è giusto. Sei zio, hai visto che sei zio, non vedevi l'ora. Eventi recenti. Eccolo lì, attenzione, boom! Dovrebbe partire. Partito? Perché non parte? Niente. Bella Thomas, grazie. Grazie, grazie per gli auguri. Niente, no, non funziona, non funziona. Tutto buggato oggi. Tutto buggato, tutto buggato. E non so per quale motivo. Mamma mia, tutti questi merchandise, dashboard, activity feed. Activity feed, eccolo lì. Rify. Eccola lì. Pikachu. Eccoci qua. Allora, io direi che possiamo iniziare. No, 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 non lo so quanto faremo. Facciamo il capitolo, sperando che non duri tipo 5 minuti, però non credo. Tra l'altro, non ho quittato, vedete, non ho quittato, è ancora in uso, quindi recuperiamo esattamente dove eravamo l'altra volta. Vai, io parto. What? Non lo so, Mappi. È altissimo il gioco. Mi si bugga tutto quanto, stranamente. Ok, per le mie orecchie così è molto meglio. Voi lo sentite un po' il gioco, vero? Ok. Non ho idea di cosa dobbiamo fare. Mi aveva perforato i timpani, si era alzato stranamente, sono dei problemi, dei bug. Allora, va bene, probabilmente dovremmo andare qua. Forse no, dobbiamo iniziare a tradurre, dottore. Dobbiamo iniziare a tradurre.
Traduttore, qua cosa ci dice? Cosa ci dice? Volevo provare a fare una roba strafiga, ma non siamo riuscite. Non è così, ok? E là sopra cosa ci dice? Facciamolo. Boh, va bene, facciamolo. Andiamo. Facciamolo. Dobbiamo andare a scuola. Non mi ricordo cosa avevamo. Avevamo battuto il boss. Avevamo salvato Emma. Emma. Avevamo salvato il papà di Emma, che è il presidente. Noi qua recuperiamo oggetti. Vai, oggetti. Ciao Gemma. Bella. Tutti oggetti che mi dovrò studiare. Sta roba qua che cos'è? Boh. Però scusa, quella roba. Ah no, ok, era l'oggetto che abbiamo trovato. Ok, andiamo a scuola. Vediamo cosa succede. Com'è Fire? Ti sono mancato in questo mese e mezzo che non ho fatto live. Tra l'altro era davvero tanto che non facevamo live su Twitch. Su Twitch. Almeno 9 giorni. Almeno 9 giorni. Ok, ero qui. Speravo che facesse da solo, invece no, devo dargli. Bravo, Matte, anche te. Yoroshidesuka, stai preoccupando. Allora, ci mettiamo un po' a tradurre tutto. Perché questo è ciò che fa Shikara Zamba. Ok, non so chi sia Shikara Zamba, però contento lui. Contento lui. Stai preoccupando? No, vabbè, dai, abbiamo avuto le nostre cose da fare. Perché c'è una piuma qua, neanche? Attenzione. Attenzione. Allora, ho fame, carne su cosa? Carne appla. Ehi, Emma, non sei ancora arrivata? Allora, è arrivato Jinpei, mi chiedevo cosa mi avrebbe fatto piacere. La maggior parte degli uomini lo sono, ho sentito che mi piace la carne. In che senso? In che senso? Deve andare fuori a mangiare, eh? Va bene. Arrosto di manzo in questo negozio è davvero delizioso. Non me lo traduce? Oh, è piuttosto bello. Attenzione, arrivano tutti quanti. Ci spiano. Oh, ma qua Jinpei ha guccato, eh. È guccato. Che tipo di situazione è questa? Coma, cosa ci dici? Allora, grazie Jinpei per aver aiutato Emma. Sembra che tu sia stato invitato a mangiare. Ah, ok, lei ci ha invitato a cena, a pranzo. Molto bene. Abbiamo anche combattuto. L'ho appena misurato. Ho avuto un forte aumento della temperatura corporea. In che senso? Nessun errore, questo è l'invito di Emma fino ad oggi. Bella traduzione. Aspetta. Appuntamento di lusso come questo a Jinpei sono troppo invidioso. Sembra tutto fuorché di lusso, sembra tipo un McDonald's. Oh, ma è mai tanta roba comunque. È mai tanta roba. Allora, quel Jinpei insieme oggi sono contento di avere un pasto. Ci metteremo un bel po'. Eh no, a proposito, c'è il roast beef. Comunque Jinpei fa colpo su tutte. Il punto è che la carne di manzo al vapore ha un sapore unico, è morbido e delizioso. No, che cigoro. No, dai, ci sta, abbiamo il traduttore. Quando traduce. Ehi, sembra che ci si possa aspettare. Ma che tipo di insetti vengono cotti con la carne di manzo? Insetti? In che senso? In che senso? Quel Jinpei voglio proprio dirtelo prima di mangiare. Ma sto organizzando una roba molto più comoda. What? Lui ha detto proprio what?
Onimusha, vorrei dirti direttamente a te, sono Jinbei. In che senso sei Jinbei? Ma no, non sei tu Jinbei, tu sei Emma. Che stai dicendo? Era un po' imbarazzata. Nghe, sono in sé. In che senso? Ma tu a che ci sei giapponese? Fammi capire un po'. Baldacchino. Perché dici baldacchino? No, aspetta, mi sa che ha sbagliato. No, no. Oh, ehi. Tradotto anche baldacchino. What? Ah, ma magari. Cosa sta succedendo? Chi sei tu? Bene, Guru Ruru. Dove vai? Oh, Giamma, dove vai? Ma... Questo significa... Sta succedendo qualcosa, ragazzi. Dai, inseguiamolo. Lo farò. Come ha detto che lo farà? Cos'è quello? Ah, beh, ok, ci sta. Ok, ci sta. Io anche per Gomorra avrei bisogno dei sottotitoli. Emma... È Jinbei. Era innamorato. In che senso Emma è Jinbei? Perché è così? Vabbè, andiamoci a svegliare. Inseguiamo. Siamo in questa scuola, c'è una maledizione che lascia la scuola. È un gruppo di idoli? Idol Group, ha detto. Anche quel nome, maledizione, amore proibito. Cioè, qui proprio si infittisce la trama, ragazzi. La maledizione. Nel frattempo l'altro, il serpente è andato via, se n'è andato proprio, cambiato gioco. In questa scuola è una delle Gakuen Seven Wonders. Meraviglie? Ah, Wonders, ha detto. Allora, c'erano in questa scuola, agli studenti, sette venti misteriosi che si temono. Ok, quindi abbiamo tipo sette prove da fare, mi sembra di aver capito. Non ne sono sicurissimo. Eccolo lì. Ancora Emma, sono appena stato lasciato cadere da qualcosa di nuovo. Ai, sì. Vabbè. Chissà, ma che succede con sì? Cioè, cosa vuol dire? Se avessi qualcosa nel corpo di Emma è gratis. In che senso? Ok. Allora, che è successo? Parliamo in dettaglio. Strana la traduzione. Sì, Emma, ha detto Jinpei, è diventato un serpente perché me ne sono innamorato. Uè, bella Francis, come stai? Ma ha scritto anch'io al contrario. Ma io non posso organizzare. Adesso l'ho rilasciato. Vedo se riesco a fare una roba che mi sta stuzzicando le meningi qua, eh. È rinfrescante. Secondo come è rinfrescante? Ci sta. Che cosa pensi che Emma si sia innamorata di te? Non dirglielo, non dirglielo, è comunque il papà. Ma non traduce niente. Il pre membro della scuola, proprio ora di quello, la maledizione. Ma membro di chi? Il membro di chi è? Del preside? Era. È quello, come nell'esempio di una maledizione che proibisce l'amore. Ah. No, dico per giocare a sto gioco, Fire. C'è una maledizione che proibisce l'amore. Quindi lei, essendosi innamorata di noi, cioè di Jinpei, si è trasformata in serpente. Hai capito? Hai capito? Questo è ciò che Emma ha a che fare con Emma. Ero preoccupato. Giusto. La mia amata Emma è una strada d'amore e un serpente. Vabbè, dai, ok, adesso ci pensiamo noi, non ti preoccupare. Anche se sembra che Tsuchinoko è stato carino. Ok. Non è un follower. Comunque, immediatamente veloce, salva tua figlia con Azunazu. Sarà fatto, va bene. Yes, sir. Yes, ha. Vai, dobbiamo salvarla. Ehi, bella Dio, tutto bene? Ricordati che poi questa live verrà grabata e messa su... Ah, ok, ti mando il cuoricino. Guarda qua, col simbolo dell'avance.
Allora, quindi l'ho preso. Quello è quello. Ma ok. In primo luogo era una scuola sana, è una storia d'amore, è una brutta storia. Ok. A causa della maledizione di questa studentessa sembra che tu non sia innamorato. Ah, giusto. Bello. Giustamente, se lei si è trasformata, vuol dire che lei è innamorata, però noi non ci siamo trasformati, quindi non siamo innamorati. Non credo che funzioni così. In qualche modo mi dispiace. Aspetta che lo tengo così, va. Questo è stato scritto dal dottor Enright, un libro sulle tecniche d'amore. Sembra essere in grado di controllare i suoi sentimenti. Questo è un bel libro, dice. La tecnica dell'amore degli adulti di Enra. Enra Sensei, fai un passo. Fai un passo. È vero perché lui è innamorato di Enra in realtà. Oh, secondo me no, vuole solo ficcare. Vabbè, coma non è traducibile. Non riesco a trovare alcun indizio. Dai, traduce. Bene, se vedo un luogo in cui è probabile che si verifichi l'amore, potresti capire qualcosa. Ok. Dov'è probabile una storia d'amore? Una stanza per l'edilizia sanitaria con Enra. In che senso? Ma all'inizio, subito dopo la demo. Diciamo che è il secondo capitolo, il secondo episodio. Limitata a Jinpei. Ok. Proteggere. Tutto quello vuol dire proteggere. Di chi sei innamorato? È popolare, è un libro popolare. Lui sta ancora pensando al libro. Emma Sensei. Enra Sensei. Non lo so se è dopo il film o no, non ne ho idea. Dobbiamo tornare da Enra Sensei. Va bene, andiamo. Sì, a parlare del popolare scuola. Dov'è il magazzino a 9 code? In che senso? Sai quanto parlano però? Sei dintorni di Kyu Senpai, questo è. È vero per le ragazze che si innamorano davvero. Ok, dobbiamo andare a Kyu Senpai. Non so se questo è prima o dopo il film. Ma dici l'ultimo? Spesso con le ragazze nelle aree commerciali ho detto che gli fa piacere fare shopping. Oh, bene. Quindi scopriamo una nuova zona del Gakuen. Andiamo dagli anziani Kichubi. Non lo so. Non lo so, lo scopriremo. Anche se devo dire che io l'ultimo film non l'ho ancora visto. Quindi, I have no idea. Episodio. L'episodio che si chiama Non lo scopriremo mai. Ok, questi sono i like che abbiamo preso. Abbiamo ricevuto 4 robi. Apre. Apre la porta. Nel frattempo dobbiamo anche livellare di brutto, eh. Perché vi ricordo che con il boss ci stavano scannando male. Vabbè, però a livello 3, cioè, non ce ne accorgiamo neanche. Non mi posso buttare giù? Oh! Mamma mia! Mamma! Pensavo di aver rotto il gioco. Ok, no, 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 non voglio parlare con te. Devo andare di qua. Qua c'è qualcuno, sicuro. Allora, qua. Il cane, ok. Mazzo prima lui. Ok, easy. Cosa fa? Oh, cosa fa? Ok, easy, easy, easy. C'era qualcos'altro qua. Ah, solo i cani ci sono. Devo andare di qua. Ah, ok. Questa roba qua l'avevo già preso.
Potrei livellare per i fatti miei offline. Ci sta, no? Ah, lui era stunnato. Ok. Oh, ciao, bello. Cosa vuoi? No, c'ho da fare, mi dispiace, c'ho da fare. Cavolo, mi dispiace però che non funzioni YouTube. Anche perché poi ci metto un po' di tempo a scaricarlo e ricaricare tutto. Permesso. Guarda quanta roba qua. Ok, siamo arrivati nel centro commerciale. Ok, entra. Vuoi entrare qua? Cosa mi stai dicendo? Benvenuto al Caffè Spark. Lo vuoi portare a casa? Tutto il caffè? Vai avanti, vedere shop. Vai avanti. Cosa devo comprare? Oh shit. Oh shit. Ragazzi, dovete aiutarmi qua. Magari siamo persi qualcosa. In quale altro modo? Torniamo indietro. Ok. Allora, cosa dobbiamo fare? Dai, traducemelo. Cerchiamo Kuo Senka. Ah no, ma è qua. Eccolo lì. Ah, questo è Kyubi. Lui è Kyubi, vedi che c'è Kyubi. Allora, cosa? Sono preoccupato adesso. Potete venderlo? No, potete vederlo? O potete vedermi? Quella è la storia importante, non posso farci niente. Tutti possono tornare a casa oggi, però vorrei perdonarmi per questo peccato. What? What? Mettiamoci comodi. Allora, mi dispiace, gattini, è difficile lasciarsi andare. Gattini. Traduce? No, non traduce? Mi amerò bianco, il numero di ragazze sta aumentando. Ma in che senso? Che peccato, io sono. Ah, presentazione. Qual è la storia importante? Ah, ok, dai, finalmente, diciamo quello che è successo. Allora, lei si è innamorata. Lei si è innamorata secca. Questo, in realtà. Per favore. Non fatemi rileggere tutto quanto. Ma perché siamo andati a cercare lui? Non ho capito. Non lo traduce. Allora, ecco perché siamo al ristorante del. Ecco perché siamo in cima alla scuola, nel Mato. Chi sei? Ancora il momento di ascoltare la storia. What? Aspetta un attimo, per favore. Bella, Dragon. T'a posto? Pestato come se avessi maledetto, non è un criminale, non è come un criminale. No, non in quel senso. Ti sbagli, vero? Nani? Nani? Che cosa? Una ragazza che ha smesso perché mi piacevi. Sai, no. Non è una storia. Il fatto è che continua a cambiare le traduzioni, non è facile. A proposito di essere abbastanza bravo. In che senso? Mema Senior è un modo. La formulazione è approssimativa. No, la traduzione è approssimativa. No, ma non te. Ad Andra, dicevo. Che responsabilità mi dici? Qui non stiamo capendo cosa sta succedendo. Mi è piaciuto, io ho smesso senza permesso, questo è tutto. Fai, mi trolli. Natsu? Ma. Cosa c'entra Natsu? Mi dispiace, gli anziani sanno qualcosa di maledizione? Ah, lui è un anziano? Non lo so, anche se lo sai, non ti insegnerò. Ah, quindi se la mena. Sai che dobbiamo fare qualcosa per lui.
Gia, questo sono io, mi scusi. Ok, beh, utile. Mi devo ricordare. Ci provo. Un giorno imparerò. Te ne prego, sei un tipo Kusai, giusto? Nandato? Allora vuol dire what? Jinpei, che cacchio dici all'improvviso? Ma in che senso? La stagione della bestia soffice. Se proprio proprio. Anche Kyubi qua non ha capito cosa stai dicendo. Dai, traduci. Il tuo naso sembra troppo sensibile. Bella Daniel. Se è sensibile il naso. Ti do la natura di Maedo. Ok. Te la do proprio. Mi mostri la mia vera natura? Non so se mi faccio male. Dai, facci vedere. Può essere, dai, avanti, non mi piace. Dopotutto le ragazze svolazzavano, le sue radici sessuali le colpirò di nuovo. In che senso? Tutto bene, un po' impegnativo all'inizio, Daniel. Un po' tanto. What? Che cacchio di orologio c'ha lui? Ce l'ha pure lui. L'orologio. Izna, ho bisogno di te. Why? Bellissimo. Trasforma. Adesso si trasformano. Mamma mia. Ninetales. Sono qui perché ho una ferita. In che senso? Ferita c'hai? Oddio. Ah, allora ti piace la pannocchia a te. Non è giusto adesso. Fino a quando mi trasformerò, pattinerò. Fino a quando non mi trasformerò, pattinerò. Non mi piace sempre di più. Beh, giustamente. Siete pronti? Anche se ora te ne penti, puoi scegliere. Mi sa che adesso dobbiamo combattere. No. Oh. Che cacchio mi ha fatto? A parte che ci sto lasciando le pe. Adesso mi trasformo pure io. Ma visto che c'è la Pokéball adesso, Fer? Dai, Benimaru. Roba grossa. Ma dai, picchiamolo, picchiamolo. Che si sono trasformati tutti. Picchia, picchia. Ok, l'abbiamo ammazzato con la bomba. Chi è che ci aveva lasciato le penne qua? Vabbè, sicuramente adesso parlerà, quindi mi preparo. Ah, qua parlo troppo veloce. Beh, praticamente l'abbiamo battuto e diventiamo amici, 100%, vedrai. Easy win, easy win. Eccoci qua, siamo andati da Enra. Ho combattuto, sei un ragazzo cattivo. Scusami. I fiori...
9 anziani sono gli stessi di noi. Stavi usando YSP. L'orologio. Ah, sono le istruzioni di Hera Sensei. Divieto d'amore. Sono riuniti come nei fa, come miei fan. Ho pensato che fosse un male per le ragazze. Ero in giro come Esca. Ma quindi è un Esca lui. Per le ragazze che hanno smesso per causa mia, questo deve essere risolto. Ah, vedi, quindi è colpa sua. Non lo so, se è così, allora. Io sono stupido. Forse sono picchiato. Forse. E fai, what? In che senso? Ah! Ma guardala col ciucciotto! Mi fa male al cuore e il corpo. In che senso? Fa male, è stato ucciso dai ragazzi. Ma cosa sta succedendo, ragazzi? Sopportare. Quello stupido mi ha rimproverato. Dai, traduci, perché lei è lui intraducibile? Io starò. Ma perché? E allora hai ricevuto una nuova informazione? Sì, Ciuca Mamasita. Ho lavorato duro per Erra Sensei. Perché Mamasita? Ciuca Mamasita. Sembravo ragazzo. Ma cosa sta succedendo? Qua Jinpei li girano, vedrai. Guardalo, da fuori di matto adesso. Ho realizzato adesso. Ma Masaka. No, Ninetales? Ti piace Erra Sensei? Vabbè, in tutto questo tempo, cioè, l'hai notato? Te l'ho detto. È arrivato con calma, ha detto Erra Sensei è mia. Aia, mo si scannano. Erra Sensei è mia. Secondo me lei li vuole tutte e due. Ha detto sono di tutti, ha detto sono di tutti. Ma dovreste stare entrambi attenti, ma cosa sta succedendo? Ma è un porno, è sempre più porno sto gioco. Allora, lui è entrato nel gruppo ufficialmente, Kyubi Sensei. Hai capito qualcosa di quello che è successo? Questa è una maledizione. Le studentesse che hanno lasciato la scuola. Mi sono reso conto che non ero solo stato abbandonato dalla scuola. In che senso? Ah, proprio ha detto in che senso. Allora, mancano tutti. Il cosiddetto Dio è nascosto. What? Nella grafia del preside è stata inviata una notifica di recesso. Si infittisce la trama, eh? Non è stato cercato. Ok. Questo è forse tutti. È diventato un serpente come Emma. Ah, è vero? Ah, no, non era un serpente, cosa stai dicendo? Cioè, quello che è scritto trasforma le studentesse in serpenti. Ah, quindi è per questo che hanno già trasformato noi. Ahia. Con i piccoli lavori, con la notifica di ritiro. Dirigere l'esistenza di una maledizione. È serio? Dove e quando? Ma se confessi com'è, ma sai che si trasforma in un serpente? Traduci. Quindi, puoi confessare alla scuola, manipoliamo le persone che sta cercando di farlo. Sì, questa volta la scena è soppressa e il sipario non è tagliato. Va scoperto. Se è così, cercherò una zanzara. Chiaro.
Perché vuoi non cercare una zanzara? Mi sembra più che giusto. Kyubi, ci puoi aiutare? Oh, il nostro è lo stesso, soprattutto la soluzione del caso è una massima priorità. Quindi stiamo lavorando alla stessa roba e dobbiamo farlo insieme. Va bene. No, sbagliato. Sbagliato. No, cosa stai facendo? Mi si è chiuso il traduttore, ragazzi, siamo fregati. Lo riapro. Il secondo anno di Ryusuke di Kyubi. Allora, Ryusuke è secondo. Sono del secondo anno. Piacere di conoscervi. Va bene, abbiamo fatto amicizia con Kyubi. Unirsi all'improvviso è un eroe rivale. È un attimo. È andato un attimo in dramma lui. Questi siamo noi, il club YSP lo risolverà. Ok, dai, andiamo. Dobbiamo parlare ancora? Ok. Due episodi. Visto, il primo episodio era. È stato veloce. È stato molto, molto veloce. Stiamo andando alla parte sbagliata, però voglio continuare a prendermi le robe e vedere se c'è qualcuno da scannare. Tanto sti qua sono di livello basso. Che proprio li sciottiamo. Io direi di usare sempre la scorciatoia, ragazzi. Voilà. Ok. Andiamo. Ci tuffiamo. Yes. Boh. Easy. Easy, easy, easy. Pa, 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 pa. Non so se magari fare due video. Bella Vito. Fare due video oppure no. Vediamo, vediamo. Magari questo è un secondo video. Un nuovo capitolo. Guarda quanti negozi ci sono. Allora, missioni secondarie magari me le faccio per i fatti miei. Magari. Tutto a posto, Vito? Dobbiamo livellare. Dov'è? Qua. Vai tranquillo. Sai che non c'è fretta, ormai qua siamo rimasti in pochi. Giustamente, non ho fatto live per un po'. Andiamo di qua c'è un altro yokai. Sì, ma vogliamo quelli un pochettino più forti. Non si possono avere quelli un po' più forti. Cos'è sta roba qua? Non so se livellare un po'. Allora, dai, facciamo questo. Vedi che sono a livello 5, devo andare un pochettino più lontano. Sta dormendo. Jackpottina Junior. Sta dormendo. Dai, livello 3. Se che li sciottiamo. Tora. Ok, easy. No, Mappino, non sei l'unico. Indovina chi è. È così. Che si stanno rilassando tutte e due. What? Lui era shiny? Si sente tanto? È un po' folcloristico. È folcloristico. È la mamma che sta riposando, ci sta. Un po' si sente. No, lo sento io con le cuffie, lo sento. Ma proprio forte forte. E che sono tutte e due qua sul divano che dormono. Però quando glielo dico che è russa, mi dice non è vera. Ma allora, stiamo tornando nello stesso punto di prima. Abbiamo già fatto sta strada. E che poi giriamo intorno. Bella Dan. E che poi giriamo in tondo. E ci perdiamo. Mamma mia, poverino, lì disintegrato.
Dove vai? Dove vai? A posto, Dan. Mi sono preso bene con Yakuza Gem, porca miseria. What? Ma ti scanno. Vieni qua. Vabbè, ma uno di esperienza. Forse qua diventerò un pochettino più forti, nemici, eh. No, di qua. Ok, ci siamo. Secondo te c'è qualcuno qua? Certo che c'è qualcuno. Livello 32? No, livello 12. Dove l'ho letto 32 io? Beh. Ok. No, che cacchio ti trasformi a fare? Allora, ciao. Eccoci qua. Ripartiamo le traduzioni. Ah, si innamora. Adesso, guarda. Adesso si trasforma. Eccolo lì, visto. Detto fatto. Seguiamo. È uscito un serpente. Dai, seguiamo dove, vediamo dove va. Non è un tale problema. Ma come non è un problema? Sei ubriaco? È cattivo, lo studente che è diventato serpente potrebbe colpire altri studenti. Comunque succedono cose troppo strane. Ma sono al terzo episodio. Se così tutti nella scuola sono in pericolo. Tu ci stai giocando, Dan? Qui, ferma la serpente, demone bestia. Va bene, risolvi il caso. Prenderò il cuore di Enra. Ma in che senso? Non è così. Il cuore del Siante sarà preso da me. Ah, non ce l'hai? Adesso si scannano. Dai, capito che si odiano. Respingerò il serpente. No, è carino. È molto carino, secondo me. Per ora. Tamada, Mataru Tamada, cosa stai dicendo? Niente, intraducibile. Non è facile, non è facile. Esatto, andiamo con la punizione del serpente. Dai, l'ho capito. Perché parlano un sacco. Dai, datevi una sveglia, dicelo. Vero, l'hai fatta la demo, ti è piaciuta? Inutile dirlo. Vai, datevi una sveglia. Ok. Che livello sarà? 12, 15? 26? What the hell? L'ho stunnato. Dai, l'ho ucciso io, dove volevo andare. Però la tipa, scusami. Due tizie a livello 100. Ah, e anche io li vedevo quelli a livello alto. Ah, ok, si è ritrasformata. Ok, sei tornata. Praticamente siamo alla live dopo la demo. Perché il primo capitolo è la demo. Poi il secondo capitolo dura mezz'oretta e questo è il terzo. Cioè, capitolo, episodio. No, non ho fatto tempo a tradurre, ho schiacciato. Non è così facile. Che cosa? Ok, forse è Enra che ci chiama. Ok. È difficile, sono apparsi più demoni serpente, ok. Va bene, Andre, va bene. Non lo so quanti capitoli ha, Dan. Qualcuno ha confessato di nuovo. L'amore, ovviamente, sta dicendo come. Ma come prima, dovresti essere in grado di aiutare se lo superi. Penso che tu abbia afferrato qualcosa. Ho qualcosa da dirti, tornerai in infermeria una volta. Ok, quando finiamo. Sì, certo. Confermato. Niente. Jinpei ci arriva sempre con qualche istante di ritardo. Può essere questa volta il doppio lavoro personale di Enra Sensei. Uè, bella player, come stai? Come sta andando la situazione? Non è vero. Finalmente ora. 12 capitoli?
Non lo so, per ora sono 3 episodi, ma 2 ore e mezzo. Sei tornato, finally. Tanta roba. Tanta roba. Allora. Mentre torniamo da Erra, io direi di cercare gli yokai per livellare un po'. Tipo questo qua. Io tutto bene, grazie. Ok, qua ce n'è un'altra. Sì, ma sono sempre gli stessi, che palle. Tutto bene, è strano. Adesso stanno dormendo qua sul divano entrambe. Quindi ogni tanto sentirete che dormono, i rumori del sonno. E tu cosa volevi fare? Volevi sopravvivere? Sì, ci sta, ci sta. Più che altro che al momento riposiamo poco. Tra lei e Anakin ci sta. Secondo me perché questi qua hanno un'aura diversa? Perché sono più forti o perché hanno oggetti più particolari? Io sono bloccato qua. Giusto, trasformati. Ci sta a trasformarsi per un aborto qua. Bah, shottato. Meno male che si è trasformato. Allora. Deve entrare a scuola? Che è successo, Dan? Come mai? Vabbè, ma sti qua non li facciamo neanche, dai. Andiamo là. Tanto non ci serve neanche per livellare. Guarda che belli che sono. Ma in che senso? Dai, perché ci ha fatto entrare di qua? Dai, ma che troll. Io voglio uscire. Voglio uscire. Ma che cosa sono queste cose qui? Ah, i Daruma. Ok. Perché sono dei Daruma nella stanza? Boh. Allora, fammi uscire. Pa. Pa-pa-pa-pa-ra. Allora, siamo usciti di qua e entriamo di qua. No, non è facile ambientarsi e capire dove stiamo andando, eh. Ok, di qua. Sarà dall'altro lato ancora? Aspetta. Guarda com'è che sapeva che stavamo andando lì. Degli assi di legno, ci sta. Io mare, io facendo surf preferisco mare. Vabbè, quindi con la ragazza com'è andata? Ma è chiuso qua. Non possiamo andare qua. Ciao. Vabbè, guarda che palle, vedo da una parte, vedo dall'altra. Non poteva farcela fare da fuori la strada. Allora, andiamo all'ingresso. Quello principale, santo Dio. Che mi sono già perso. Mamma mia. Non è facile, eh. Ok. Ottimo, ottimo. Bella Kenneth. Come stai? Ok.
Niente, no, non posso saltarlo. Dovrebbe essere qua da queste parti, no? Ciao. Eccoci qua, infatti. Traduciamo. Attenzione, aspetta un attimo. Ok. What? Cos'era quella roba lì? Ma... Adesso ci tratterà malissimo, 100%. Momento suspense. Erra sensei. Cos'è successo, Kenneth? Comunque non è il momento per chiederlo. Cosa c'è di sbagliato? Che è successo? Infatti, che è successo? Ah, sei tornato, Jim Baker. Ma adesso la beccheremo. Che è successo qualcosa? La studentessa ha confessato. È stata trasformata in una bestia demone serpente con una maledizione. E lo sapevamo. Lo so, dopo... Cioè, sto studiando una roba, player. Allora. Puoi spezzare la maledizione sconfiggendola, giusto? Giusto. Giusto. Vai. E sto cercando proprio quella roba lì, player. E forse c'è una soluzione. Ho fatto cose extra, non l'ho fatto bene. Ti loderò. Ero preoccupato per il mio grande incidente. Sarebbe bello. Che incidente? Sì, tutti erano un merito. Ebbene, dottoressa Erra, voglio la tua ricompensa. Lui pensa solo a ficcare. Kyubi, ovviamente, gli girano i marone. No, voglio io la ricompensa, per favore. Guarda, 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 guarda. Beh, è palese quello che è successo, non c'era bisogno di tradurlo. Attenzione! Attenzione! Davi Modrone, una chiamata. Allora, tutti nella mia stanza. Sembra che l'attrezzatura artigianale sia arrivata. Attenzione! Attenzione! Qua si parla di sex toys, ragazzi. D'ora in poi sarai in grado di creare. Che cosa? Che cosa? Craft significa che puoi fare qualcosa? Sì, chiaramente. Dai, traduci. Giusto, sono sicuro del futuro del club YSP. Penso che sarà utile per la mia attività. Cosa mi stai dicendo? Se fai l'artigiano puoi creare funzioni speciali come medaglie oggetto. Ok. Per fare un mestiere materiale... Ho una moglie indispensabile. Chiaro. Chiaro. Se non sei sposato dovrebbe andare. Perché puoi creare oggetti aziendali. Mettiamo al bando ricette e materiale. No, ma spaccano tutti i personaggi. Dai, facciamolo. Mi sa che devo provare a fare una roba del genere. Il serpente. Armi simili ad armi. Ovvio. Vuoi fare armi simili a scarpe, no? Lo so. A cappelle, no, armi simili ad armi. Poco, lei dice poco. Erra sensei, quindi il mio... Cos'è che c'è che non va? Vedi che l'hanno visto che non va. Non ti preoccupare, non c'ho niente che non va. E lo sapete che quando una donna dice che non c'è niente... Qua. Mataru dice, i materiali utilizzati nella lavorazione... Lui è sempre un po' fuori dal gregge, eh? Va bene. Per lo sviluppo web ho il materiale che ho. Beh, giustamente, se ce l'hai. Allora, il cavo, la puzza e 200 cosa? 200 manny? Me? Wow. Va bene. Fai il botto. Batterò la bestia, demone e serpente. Va bene. Va bene. Insegnante Erra. Così, prima di andare a sconfiggere la bestia serpente, prima di tutto, per combattere contro i demoni serpenti con l'artigianato, faremo armi. Vero, Kenneth, anch'io lo penso. Intenso, allora pronto a combattere. Per favore, chiamami se puoi. Ok, sarà fatto. Allora, rec, poi
Parla, voglio fare l'artigiano. Vediamo un po' cosa ci dice. Andiamo alla locanda e creiamo Nekobuchi. Ok, andiamo. Allora, prima non ce la fate prendere tutte queste robe qua. Qua dentro non c'è niente. Un pezzo di carne ci sta. Ah, no, vedi che c'era qualcosa. Ok, una batteria che non fa mai male. Andiamo. Mi sono andato dalla parte sbagliata. Lei qua. C'è qualcuno da scannare? No, ok. Parapara. Ok, qua come sempre ambientarsi è un po'. Guardali, guardali! Mamma mia! Ok, niente, stavo scherzando. A livello 4. What? Ma doveva entrare qua dentro? Ma dite che doveva andare lì dentro? Mi puzza un po' di fregatura quell'ingresso lì. Però cercava materiali tech. Cos'è quella cosa rossa? Cos'è sta roba rosa? Tu chi sei? È quello che devo cercare ogni tanto. Ok. Oh, guarda che bello il gatto qua sopra. È un Ekin. Oh, vabbè, ma. Aspettate, che Anakin ha disintegrato qualcosa. Hai fatto bene a buttare giù il bicchiere, Anakin. Hai fatto proprio bene. Bravo. Oh. Stavo dicendo, questa visuale mi piace un sacco perché mi fa capire dove stiamo andando. Oh, questo è nuovo. Bella. Buono studio. Tanto poi puoi recuperare il video in live, cioè la live nel video. Ah, ok, però così non ci fa prendere le cose. Ok, ho imparato una roba nuova. Ah, ma doveva andare a scuola, a casa. Livello 81. Ok, livello 81. Io direi che lo lasciamo lì, livello 81. Insomma, al 26. No, non mi sembra il caso. Eccoci qua. Sai com'è? Bravo, bravo, anche io sto farmando, suppone. Ok. Allora, qua. No, no, la fotocamera normale. È molto male, dovresti usarlo. Crafting
Sopicraft, sembra che sia possibile riciclare le medaglie. Sopicraft, riciclare delle medaglie, stop. Forse devo craftare. Ah, gli oggetti. Cosa vuol dire livello 1 lui? Un botto di soldi. Non adesso che sto farmando, però. Secondo voi cosa dobbiamo fare? Soprattutto cosa sono quei livelli lì? Che lo fa salire di tot livelli? Allora lo facciamo. Pica, 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 Pikachu, bella moccio. T'a posto? Pica, pica. Oh, questo è bello. Ok. T'a posto a Ferragosto? Ok, abbiamo preso la scopa. Abbiamo fatto la scopa. Che non fa mai male. Cosa da gatto? Hai visto la ultra? Roba grossa la ultra. Cappello. Questo lo possiamo fare. Ok, dopo dobbiamo abbinarle, eh. La copertura del telefono, tutte di due. Ok. Perché si è alzato il volume? Questo lo possiamo riciclare gli oggetti. Sono rari però, eh. Ok, basta. No, dobbiamo fare qualcos'altro. Forse dobbiamo riciclare. Dai, levati. Secondo me dobbiamo riciclare. Sì, va su YouTube. Però non si è visto, non si è visto. Allora, ricicliamo, ricicliamo. Questo qua. Sì, va bene, ricicla. Ok. L'abbiamo fatto? Porca miseria, non so cosa dobbiamo fare. Ai 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 ai. Brutta storia, brutta storia. Allora, andiamo alla ricchezza e creiamo un cat bunch. Ok, dobbiamo creare il cat bunch. Probabilmente è questo. Tra l'altro volevo farlo su YouTube, però non funziona YouTube, si è buggato. Ok. Adesso dobbiamo fare qualcos'altro. Adesso dobbiamo disincantare, come si dice. Aiaiai, come si traduce questo, ma? Una volta che sei pronto. Ah, Denra Sensei. Ok. Allora, andiamo da Erra. Però non è facile tornare da Erra. Allora, intanto dobbiamo ricaricare il cibo. Ok, abbiamo ricaricato il cibo. Cambiamo qua l'abbigliamento, tutto quanto. Non so cos'è quel 27%. 17%, forse per il livello. Beh, chi lo sa. Chi lo sa dove sta Filomegna. Qua non posso metterci niente? Sai che posso? No, la mazza, pugno. Ci metto la scopa qua, ok. In testa non c'ho niente. Certo, c'ho il cappellino qua. Fantastico.
Tanto noi usiamo Giba Jinpei. Allora, proviamo a tornare da Enra. Ci proviamo, non è detto che sia quello che dobbiamo fare. O forse dobbiamo andarci domani mattina. Comunque è tardi. Senti che belle musiche. Spettacolo. Ma smetti di parlare. No, forse non dovevamo farlo. Cosa dobbiamo fare? Che cos'è quella scritta lì? Santo cielo. Dai, traducimela per favore. Ah, devo chiamare Enra Sensei. E come si chiama? Non è facile. Questo è un po' uno sbatti. Questo. No, le medaglie non ne ho. Sono già bloccate? Molto bene. Ci siamo già bloccati. Non so cosa dobbiamo fare. Ho bisogno di una mano, ragazzi. Provate a tradurre voi. Anzi, per non usare l'altro traduttore. Proviamo. Scansione codice. Traduzione istantanea. Questo è giapponese. 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 Ok. Se R in grado di fare parlare con i resti. Cosa vuol dire R? Cosa vuol dire? Come si fa? Boh, picchiamo un po' di gente, livelliamo, non lo so. Ai ai ai, non so cosa dobbiamo fare. Santo Dio. Questo tasto qua che cosa fa? Ah, posso cambiare i personaggi così. Abbiamo scoperto una roba nuova. Immagina, adesso c'è l'italiano. Se no, non c'è la mazza.
Non c'è, ragazzi. Peccato, peccato. Ci siamo bloccati. Porca miseria. Zona nuova. Ho bisogno di una mano. Vuoi provare la nuova arma? È fortissimo. Dai, perché non ci dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Guarda che grande la zona. Secondo me è tardi, dobbiamo tipo dormire. Sono le 7:30 di sera. Dovrebbe essere qua. Andiamo avanti di qua. Cosa sta succedendo? Ah, ok. Ah, eccoci qua, infatti. Traduciamo. È una festa da domani, è la fine dell'anno. Ma in che senso? C'è la fine dell'anno? Sei serio? Non ci fa vedere le risposte, però apriamo questa. Oserei giocare nella stanza, weekend al coperto. Yes, ah, domani è domenica, non posso giocare, devo sviluppare varie cose. Ah, quindi domani è domenica. No, domani è sabato. Oggi è venerdì. Oggi è sabato, quindi siamo liberi. Cioè, andiamo a vedere un po'. La casa è sciatta dentro, il massimo della nave è salito. Ok. Vediamo un po' se parte. Ok, Yoshi. Buona giornata. Eccolo lì, infatti, hai visto? Dobbiamo andare a scuola. Ciao, 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 ciao. Ohayo, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Che belle le macchine sotto. Secondo me non ci sono giorni di riposo. Ciao, ciao, ciao. Andiamo subito. Lezione. Durante la demo però ero molto più popolare. Uè. Bella quando i bambini fanno. Oh, grazie per il follow, benvenuto. Ok, lezione finita. Adesso dovremmo andare da Erra, credo, a fargli vedere che abbiamo craftato. Credo, non ne sono sicuro. Entriamo dentro la scuola intanto. No, andiamo a quella centrale. Ok. Yes. Vedi che lo spero che devo andare da Enra. Eccoci qua. Ok,
Traduzioni. Allora, oh, state già andando? Non devi andare nel panico. Sì, ok, facciamo la missione. Buona fortuna. Stai andando. Un piccolo extra. In che senso? Che extra? La lavorazione è andata bene. Andiamo a sconfiggere la bestia serpente. Giusto. Niente, questo non si può tradurre. Maestra Enra, allora, non ho intenzione di rovesciare la bestia demone serpente. Vai, va bene, ok. Adesso picchiamo subito, mi sa. Di solito è così, che picchiamo subito forte, cattivi. Ok, infatti. Sono le zone da depurare. Eccole qua. Però c'è cioè, il livello è alto, eh. Wow! Ok, questo è andato. Che bella era la mossa. 27. Vabbè, ma ti sei trasformato. Stunnato. Ok, ammazzato. Yes. Ok, zona è chiusa, quindi non possiamo andare in giro a caso. Forse abbiamo l'ultimo. Perché c'ha l'occhio quello? Ah, ci stai curando? Sì, però cura. Livello 27. Andare dentro, guarda che posto stupido, porca miseria. Devo mangiare. Vai. Tora. Ok, cura. No, questa è esperienza. Ok, adesso però non riesco a tradurre lì. Siete troppo veloci. Enra Sensei. Ok, torniamo da Enra Sensei, abbiamo finito. Oh, aspetta. Enra Sensei, abbiamo ammazzato i serpenti. Conosci il delinquente fiscale? È così. Sì, a Mataro qua gli puzza un po'. Alla fine ho risolto tutti i misteri. L'insegnante Erra, dopo tutto eri la criminale. Vedi. Dice, madre, cosa stai dicendo? Erra Sensei è solo una donna anziana. In che senso, Junpei? Non sono cose da dire. Come ha fatto a scoprirlo? Ma l'hai detto solo perché mi piacciono le persone. Sono andato da scuola. L'amore è un'emozione incerta, è innaturale. Dire che è una maledizione. Dai, traduci. Dai, traduci. Quindi il colpevole in qualche modo può sapere che qualcuno si è innamorato. È il criminale innamorato, si è trasformato in una bestia demoniaca serpente.
È come se stessi dando una punizione. È di stagione, no? Kohonkon. Tradotto proprio così. Questa linea Detective Conan Super Detective. Cos'è quello? Ah! Eccolo lì! Oddio! Oddio! È un popolare anime poliziesco per i giovani. Ma... sicuramente c'è un detective Conan che dorme dentro di lui. Mi sono svegliato con qualcosa. Ma non si può fare una roba del genere. Il criminale sa che sta aspettando il suo amore. Leggi sempre nel cuore di tutti gli studenti. Ma perché si sta spezzando la schiena in due? Ma che faccia fai? Bauer è ubriaco. Mataro è ubriaco. Il criminale la... dai, perché l'hai tolta la traduzione? Una persona che può facilmente conoscere. Ha già capito, insegnante R se ne va. Hai rotto, Mataro, hai rotto. Allora andiamo a Kono o Kuku per scoprire la verità. Studenti che si innamorano a causa del divieto dell'amore, soffrivo per la sensazione di non sapere dove andare. Ma in questa scuola si chiama Erra Sensei. C'è un salvatore. Perché sono un professionista che ami i libri? Le ragazze si sarebbero consultate. Ma in che senso? Voglio parlare con gli studenti. Aggiungi una stella come candidato romantico. Se confessi, trasformerà in un serpente. Una strana tecnica. Va bene, sempre le stesse cose, dite però. Giusto? Perché un insegnante che dovrebbe essere un professionista del romanticismo ama un libro che ami? Ma cosa vuol dire? Non so chi sei. Prima di tutto non so chi sei. Eccola lì. Lei ride. Ha detto la verità, sensei? Si è ossessionato da qualcosa? Il ragazzo con una forte vita è un paese. Chiarissimo. Tutti insieme sembra che tu debba punire Kitui. Eccola lì, Erra Sensei. Prato. È la trasformazione di Erra Sensei. E qua ci scanna. Se la medusa tradizionale è un tradimento d'amore, è lacerato e trasformato in un demone, quindi... vuoi stare a guardarci mentre parliamo? Era una medusa così malvagia. È diverso, Jinbei. Sono sicuro che l'insegnante è ossessionato da Midown. Stanno manipolando. Attenzione. Fugo, rispondi. Fino ad ora questa donna sono venuto per nasconderlo, ma mi sono fermato. Ma Erra non lo sa sta roba qui. Umani, persone che hanno un desiderio. Noi le distruggiamo. Vabbè, dice lascia Erra Sensei. Liberala. Jinbei, datti una sveglia. Ma scusa, ma Kyubi? Si stanno volando? Ok, adesso si combatte. Si combatte grosso, eh. Però aspetta, aspetta. Ok, io mi trasformo. Inizio e picchiamo. SP. Ah, mi sa che fa malissimo. Dovevo già curarmi.
a metà vita. Stunnata. Dai. Ok. Mi sono dovuto curare già un'altra volta. Secondo me si trasforma dopo. Abbiamo creato la zona per curarci. Spostati. Adesso scoppia, adesso scoppia. Ok. Chi è che è morto? Dai, curiamoli, curiamoli, curiamoli. No, no. No, 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 no. Mangia, mangia. Dai, 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 datti una sveglia. Dai che li salviamo tutti. Oddio, 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 oddio. Dai, picchiatela un po' voi. Ok, easy. Easy. Si level up, però fammi prendere tutto. Prima che mi spariscono gli oggetti. Ok. Comunque la scopa è devastante, eh. È troppo forte la scopa. Ok, missione completata. Inra sensei. Eccola lì. Attenzione. Vediamo un po' cosa succede. Ah, sta diarrea qua. Non è mai Togros. Sì, ma non c'ho più energia. Ah, dobbiamo parlarci? Com'è questa figura travolgente? Ha paura della città e non posso parlare. Ancora questo mi combatterai? No, lo facciamo. Facciamo la prossima. Io direi di finire qua. E domani. O dopodomani, la prossima live, ci facciamo Togros. Va bene? Quindi, ragazzi, nel video lasciate like perché è molto importante. Alla prossima. Ciao ciao. Cioè, ragazzi, abbiamo una roba gigantesca la prossima volta. Ciao a tutti. Ciao ciao.